ragazzi, questo che state per vedere è il vlog del mio primissimo viaggio a Londra. Tra attrazioni turistiche, mete poco gettonate e bambini inglesi con la faccia d'angelo che rompono i coglioni per tutta la durata del volo. Let's go! Ciao, siamo a Londra, io sono stuccata, ci fanno male le orecchie ma ci hanno detto che possiamo togliere la mascherina e c'è il sole. No mascherina, sole! Post pandemia tutto quello che vi serve oltre al passaporto è il Green Pass, un tampone negativo recente e il PLF del Regno Unito, documento che poi a noi non hanno minimamente chiesto, però voi fatelo. Ma quello non è a due piani! Mi avete mentito! Lei è Giulia, se ancora non la conoscete, ci ha ospitate nella sua casa di Londra per questi 3 giorni e ci ha accolte così. Stiamo andando a fare la nostra prima città. In vita Londra. E che mangiare! Cioè io non ho proprio mangiato niente. Io ho mangiato delle noci. Io ho mangiato le tacchino scaduto. Seguiteci per altri consigli nutrizionali. Welcome to Chinatown. Avevamo detto che non avremmo esagerato e invece abbiamo proprio esagerato. Il cibo è ancora tutto qui come vedete raga, perché è troppo. In realtà si moltiplica, cioè noi lo mangiamo ma lui non finisce, cioè si rigenera. No. Questo è un londinese quando lo incontri. Buongiorno da Francesca. Oggi è proprio una bella giornata, faremo un sacco di cose fantastiche, vero? Sì! Morning! 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 Ciao Giulia! Buongiorno. Dove ci porti? London Eye. E poi facciamo un giretto sul traghetto e poi andiamo in centro per Westminster and the London City. Allora fammi vedere come si fa il ballo del vlog. Avete capito le mosse, ragazzi? Da Starbucks non c'è il matcha latte, quindi non ha nessun senso andare da Starbucks. Andremo da Costa. Il nostro sogno, ti vedo la faccia. Lo verrò tra 2 ore perché è bollente. Siamo scese in, non mi ricordo il nome della fermata Waterloo. Della metro. Waterloo. Waterloo. E ta-da-da! Oh. Guarda che cosa proprio londinese. Stiamo andando, come prima cosa, stamattina, non al London Eye. Oddio, ma io non l'avevo mai visto così! Oh, quello è il palazzo, quello famoso. E noi adesso saliremo su quel traghetto. Giulia è da 2 giorni che ci sta dicendo che abbiamo avuto un culo incredibile. Ma è vero, è vero. Cioè, guardate, vabbè, a parte lei. Guardate che sole! Cioè noi a Londra ci abbronziamo. L'abbiamo portato noi. Allora non so se sia tutte le persone dicono. No, è vero, cioè, a proposito di botte di culo, Giulia ci sta dicendo che hanno tolto le impalcature sopra il Big Ben. Io mi sono trasferita 4 anni e mezzo fa ed era coperto, e da 4 anni e mezzo che vivo a Londra è la prima volta che lo vedo metà scoperto. Guardalo tutto dorato. Avendo speso 11 euro di andata e ritorno di voli e 0 euro di hotel, visto che stavamo a casa di Giulia, abbiamo deciso di fare quelle cose turistiche che anche chi vive a Londra da anni non ha mai fatto. Il giro sul traghetto è molto piacevole, se beccate una giornata bella come noi,
la guida dà alcune info storiche sui monumenti principali e il panorama è molto godibile. Al contrario, a mio parere, la ruota panoramica non regala assolutamente panorami degni di nota. E le cabine nel nostro caso erano troppo affollate per godersi il giro, quindi se dovete scegliere piuttosto, io vi consiglio assolutamente il traghetto. Abbiamo fatto il giro in traghetto, siamo salite sulla ruota panoramica, adesso siamo finite a mangiare in un pub per pranzo. Abbiamo strafame. C'è un odore strano, ma non adesso sta migliorando. Sì, perché adesso che hanno portato il cibo al tavolo, lì al tavolo di fianco a noi, c'è tipo un odore di bastoncino pinto. Prima di formaggione puzzoni. Comunque io voglio ordinare il fish and chips, perché giustamente siamo in un pub bello inglese, non pieno di turisti, cioè ci sono famiglie inglesi, e quindi è il momento. Guardate che bello, è enorme e oltre che bello l'ho già assaggiato in live, ciao! Ed è estremamente buono, sono iper soddisfatta. Nel frattempo Francesca fa la dietista e ho mangiato l'interno del mio panino ed era buonissimo. Non mangerà il panino, quindi se io avessi ancora fame dopo tutta sta badilata di roba, mi potrò pure mangiare il pane che Giulia a prescindere non mangia perché ha celiaca. Che tristezza. Incredibilmente sono riuscita a mangiare tutto. Ci stavamo addormentando in quel pub lì, sono successe un po' di cose strane, è arrivato un tizio pazzo che ci ha urlato contro e nessuno gli ha detto niente, tutti l'hanno fissato. E adesso siamo a Trafalgar Square e ci stiamo appropinquando verso la National Gallery. Red Bull! Sorpresa, sono contenta, sono contentissima che sia gratis perché ci sono veramente tantissime opere e non sapevo che si entrasse senza pagare nulla, zero. Che bravi, bravi inglesi. Scusa, stai venendo direttamente dal Ministero della Magia, scusa. Hai delle dichiarazioni? No, senti, non posso parlare. Siamo a Soho e è bello perché è pieno di russi. Siamo andate a raccattare. Oddio, guarda che bello! Siamo finiti a Soho in questa piazzetta che credo sia mega famosa, non lo so. Ramen. A posto. Ciao Poli. Sto giocando anche di me. E si vede. Giorno 3. C'è sole. Siamo lasciati che dovevamo andare al ramen, in realtà non c'era niente di gluten free. Bene, ciao, la metro di Londra.
dicevo, alla fine ieri non abbiamo mangiato nel ramen che avevamo puntato perché non c'erano piatti gluten free, neanche un'opzione gluten free. E quindi abbiamo virato verso un ristorante peruviano, vabbè, sudamericano, roba molto buona. See if you are up for the challenge we have put this video together to show you what you're getting yourself in for. We're also going to cover the safety check and the ground rules. Ragazzi, ma dove siamo? Siamo al Tottenham. Al Tottenham. Al Tottenham. Guarda, perché guarda, mi sta... c'è un picciolo. Guarda, siamo al Tottenham. Boh, ok. Ragazzi, lui è Valerio, tra l'altro ci ha guidato fino a qua sopra. Siamo sullo stadio del Tottenham. Non ho potuto filmare niente perché avevano paura che mi sarebbe caduto il telefono giù. Però è molto bello. Quanto è che siamo in alto? Penso che sia 48 metri. Forse, 6. Forse 48 metri. Ve l'ha detto il video. No, 46. Mo mi vabbè, licenzio. Comunque più o meno. Okay. 46.8, vai. È stato un ottimo ripiego. Wow. E abbiamo avuto un'ottima guida. Valerio è stato molto bravo e simpatico. Però è stata la cosa più bella, secondo me, è stato l'eco quando abbiamo urlato. È vero? Esatto, dovete sapere che dal centro, cioè non dal centro, dall'uccello, se, proprio se, quello. Se urli dall'uccello verso il centro del campo, rimbomba. È molto satisfying. Abbiamo sì, urlato pappardelle e coco. E abbiamo, sì, urlato anche un'altra cosa e poi non però stiamo scegliendo le fotografie no, da stampare. Raga, ma guardate questa, mamma, ma guarda questa. Francesca ovviamente non ha la testa perché aveva un cappello verde. Ma questo? Questa qua? Let's see this one. 9001. Sono tutte strabrutte. Dai, questo è carino. Dai, this one is fine, I don't know. Reaction. Siete pronti? Guardala! Ma guarda che... Ma guardala! Madonna che ma brutta, è devastante. Io non ho mai visto una foto così brutta, sono molto contenta. Siamo nella zona di Camden, speravamo di mangiare al food market ma è tutto chiuso, quindi abbiamo trovato l'alternativa migliore appena sotto, che è rosso pomodoro. Delle italiane medie all'estero mangiano la pizza. Questa è la prima volta in 3 giorni che vedo delle sterline reali, perché tutto quello che ho pagato e che abbiamo pagato l'abbiamo pagato con la carta, perché è tutto contactless tra l'altro. Comunque belle, sono tipo mezze di plastica e trasparenti. Sempre di... Cheers! Cheers. Non osare mettere questo video. Lo metteramo, no, cioè. Ti se metti questo video ti uccido. Quindi, Londra mi è piaciuta? La consiglio? La risposta la lascio per la prossima volta perché di sicuro torneremo presto per fare un'esperienza che tutte e tre sogniamo da un bel po'. Stay tuned, ragazzi! Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!